Novità in arrivo al terminal di Colle Maggio, perché il Comune ha affidato la progettazione di una serie di interventi di riqualificazione finanziati con il PNRR per 1.700.000 euro. Il Comune accelera i tempi perché vanno rispettati quelli del cronoprogramma del PNRR. I lavori riguardano una riqualificazione complessiva con rigenerazione di spazi interni e esterni attraverso un restyling generale del fabbricato viaggiatori con materiali innovativi e impianti più moderni e tecnologici. Questo comporterà una diversa ridistribuzione degli spazi interni, degli spazi esterni, un rifacimento della facciata, e questo farà seguito ai lavori che già sono iniziati. Sono state potenziate le illuminazioni dei piani proprio per garantire una maggiore tranquillità agli utenti, e tutto questo unito ai recentissimi interventi delle forze dell'ordine garantiranno ai cittadini una maggiore tranquillità quando andranno ad accedere al terminal. Si tratta di lavori molto importanti perché sono collegati in qualche modo all'iniziativa L'Aquila Smart. Il Comune è chiamato a decidere sulla proposta depositata da un privato volto a modernizzare la gestione della sosta e del terminal grazie ad un'infrastruttura tecnologica con display sensori applicativi a disposizione dell'utenza, attraverso i quali ad esempio sarà possibile sapere se un parcheggio ha posti disponibili e se è possibile prenotarli. Pian piano quindi si stanno compiendo tutta una serie di passaggi per tornare alla sosta a pagamento in città, che si inserisce nella riorganizzazione complessiva dettata anche dal piano urbano della mobilità sostenibile che il Comune ha già adottato da un paio d'anni. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei parcheggi a raso sulla città, dopo diverse interlocuzioni con diverse società che si interessano di queste problematiche, abbiamo ricevuto un'offerta che adesso è alla valutazione di un gruppo di lavoro intersettoriale per la gestione delle future strisce blu e del terminal. Quindi contiamo di riuscire a esaminare il progetto in tempi brevissimi per dar seguito a questo project financing, al quale poi potranno partecipare tutti gli interlocutori interessati, e così razionalizzeremo al massimo anche l'utilizzo dei parcheggi a raso, potenziando ulteriormente l'utilizzo del terminal.